Ciao, qui è quasi Natale e io non ho ancora smontato gli addobbi di Halloween. Bene. Un pezzetto di pane, non si butta via niente. Comunque, ciao amici del canale, eccovi tornati. Oggi mi andava di giocare un pochino con il montaggio e ho un sacco di cosine carine da farvi vedere, qualche piccolo consiglio di lettura. Adesso mi do una sistematina e poi incominciamo. Ok, meglio. Dunque, che i video dell'università vi fossero piaciuti, per carità, lo sapevo perché uno dei miei video più visti era quello in cui parlavo del mio esame di organica e della mia crisi universitaria, ma non avevo assolutamente idea che avrei ricevuto così tanto feedback, così tante persone mi potessero scrivere sui direct di Instagram per dirmi quanto sia stato di ispirazione il mio ultimo video in cui sto cercando di fare un'inquadratura in cui non prendo, ok, la mia mano sullo specchio. Comunque, non avevo assolutamente idea che così tanta gente potesse scrivermi direct su Instagram in cui mi dice che quel video è stato di ispirazione, che mi hanno visto veramente contenta e insomma queste cose a me scaldano il cuore, che è quello che ho risposto a tutti perché sono stata veramente veramente contenta di questa vostra reaction a quel video, per cui vi chiedo se avete altri argomenti più o meno sullo stesso tema, se volete che vi riparli di università fatemelo sapere quanto prima su direct, nei commenti, insomma ovunque vogliate. E sono bene accetti. Che poi, tra l'altro, molti mi hanno scritto che vi piacciono decisamente di più questi video in cui parlo un po' più a braccio, ma non lo so perché io mi sento sempre un po' impacciata quando parlo così e mi viene sempre in mente che non sto in realtà parlando proprio bene del libro che vi sto recensendo o comunque dell'argomento di cui sto parlando. Mi sembra di fare sempre mille pause, beh, comunque, e di fare anche tanti impappi vari, e quindi, cioè, io di solito evito. Però appunto se mi dite che li preferite più fatti in questo modo, vedo di accontentarvi anche in questo perché comunque vi fa piacere. Vi faccio una piccola panoramica dei testi di cui ho intenzione di parlarvi. Oggi ho riunito un po' di consigli grafici, adesso vi mostro un po' meglio di che cosa sto parlando. Inizio con una menzione particolare, ecco adesso ce l'ho al contrario, con una menzione particolare per la casa editrice Polignani che ha deciso di mandarmi la sua ultima graphic novel, La Fontana del Distacco, scritta da Marco e da Luca Distacco. Allora, devo dire che questa tra l'altro è la prima volta in cui ricevo una collaborazione da parte di una casa editrice che decide di inviarmi proprio il cartaceo. Mi è già successo che qualche autore mi contattasse, però tutti i PDF o comunque i PUB per la lettura digitale. Invece, diciamo che l'emozione di ricevere un libro in cartaceo è assolutamente impagabile. Tra l'altro, è anche effettivamente proprio modo di toccare con mano la realizzazione, e in questo caso devo dire che ricevere un PDF o un EPUB non sarebbe stato lo stesso, perché una delle particolarità di questa graphic è appunto la possibilità di aprirla tramite uno swipe, non so come chiamarla questa cosa in italiano, se vi viene in mente no, mi viene uno shift, ma vi viene in mente come si chiama questo verbo, cioè fare così in italiano, scivolare di lato, no, se, magari non c'è, non mi viene in mente niente, però fatemelo sapere nei commenti. Comunque, dicevo, che è molto particolare il modo in cui si apre e non avrebbe reso altrettanto bene appunto avendo un file digitale. Come già vi avevo mostrato su Instagram durante l'unboxing, questa graphic novel prevede una parte realizzata appunto come un normale romanzo di narrativa in prosa e una parte a fumetto realizzata in tavole. Ora, aprire con voi questo libro con una mano sola in questo contesto è molto molto difficile, ma spero che possiate vedere e apprezzare. Il tutto è incentrato sul concetto di distacco, nel senso più ampio del termine, distacco dalla realtà, un distacco di tipo sociale che ci impone il mondo social, il fatto che grazie comunque al mondo dell'internet abbiamo la possibilità di poterci esprimere, ma siamo al contempo una sorta di mondo di cloni in cui tutti tendono a pensare le stesse cose e a ritenere importanti gli stessi aspetti. Devo dire che dal punto di vista della trama, considerando che è una sorta di primo episodio, poi vi lascio anche il link alla pagina Instagram di Luca e di Marco, così potete leggere dei piccoli spoiler sul seguito nel caso vi interessasse acquistare il libro o comunque saperne di più.
Elemento fondamentale, anche comunque come si evince dal titolo, è questa fontana, che dovrebbe rappresentare una sorta di wake up call del protagonista e che successivamente gli permetterà di creare a sua volta un distacco con questo mondo di cloni che in parte lo opprime. Devo dire che io personalmente ho interpretato il concetto di clone come mondo moderno, però secondo me è una mia interpretazione, perché comunque è un concetto che si può interpretare in ogni modo. Vengono anche fatti molti riferimenti alle storie d'amore, infatti il protagonista a un certo punto incontrerà una compagna, avrà difficoltà ad aprirsi, avrà difficoltà ad esporsi, si parla del mondo lavorativo, si parla del fatto che ultimamente è come se tutti fossero in grado di fare gli stessi tipi di lavori, per cui alla fine nessuno sia realmente autentico per quel tipo di attività, e c'è molto spesso il paragone con i manichini, con gli automi, questa sorta di serialità che secondo me lascia un po' il senso all'interpretazione che ogni persona vuol dargli singolarmente, e l'idea di fondo mi sembra molto carina e ben riuscita. Tutti i disegni sono realizzati in bianco e nero e c'è lo stesso disegno, la stessa grafica su tutte le parti narrative, diciamo, non quelle a fumetto. Questa caratteristica del fatto che in tutte le parti narrative ci sia lo stesso disegno, che è praticamente una pianta arrampicante, a me è piaciuta nel senso che avrei preferito un disegno più piccolo, un pochino più pulito, perché secondo me era un po', non dico disturbante, però in generale avrei preferito più una parte narrativa più densa, un pochino più descrittiva. Qualcosina in più su questa fontana magica che viene nominata all'interno del titolo. Appunto, vi ho detto che è un po' come una wake up call. Secondo me è una sorta di metafora per dire la ricerca, il modo in cui tu devi capire ciò che ti circonda a tua volta per capire te stesso e per essere capito dal mondo. Complessivamente spero di avervi incuriosito almeno soltanto dando un'occhiata al profilo, e adesso vi parlerò invece di un altro fumetto, ma questa volta parleremo di un manga. Ragazzi, cosa non è questo manga? Cosa ve lo dico a fare? Questo manga purtroppo è il solito problema del riverbero della mia finestra, perché non so se lo vedrete, no, forse così si vede decentemente. Sto parlando di The Promised Neverland. Sebbene questo manga non parta da una premessa particolarmente entusiasmante, vale a dire storia comunque già vista, già sentita, il twist di ciò che accade nei primi 5 volumi è veramente... ti viene voglia veramente di continuare a leggere e a leggere per scoprire che cosa succede ai protagonisti. Passato un po' l'impasse, il momento in cui devi abituarti a leggere al contrario, che sono sicura che se siete dei lettori comunque abituali di manga, questo per voi non sarà un problema. Io non ero tanto abituata, quindi diciamo che il primo ho impiegato un pochino a digerirlo. Emma, Ray e Norman sono tre ragazzini che vivono in un orfanotrofio da quando sono nati. La situazione all'inizio è molto bucolica, classico orfanotrofio, nella campagna incontaminata, l'unica figura adulta di riferimento è una donna che i ragazzini chiamano amorevolmente mamma e che si prende cura di loro. Ogni tanto qualche ragazzino ovviamente viene adottato, tutti lo salutano con le lacrime agli occhi e poi quel ragazzino se ne va a incontrare la sua nuova famiglia e nessuno poi giustamente ha più sue notizie, perché il ragazzino in questione va, esce e vive la sua vita. Ad un certo punto, perché non vi voglio fare troppo spoiler, questi tre ragazzini, i nostri protagonisti, scopriranno qualcosa che cambierà completamente la prospettiva di vita che loro hanno sempre avuto, il modo che hanno di intendere il loro mondo. Il mondo che li circonda immediatamente inizia ad apparire a tinte scure, molto dark, c'è una sorta di twist, tutto quello che prima ti sembrava bello, arioso, simpatico, diventa ad un tratto inquietante e oscuro. Lo so che la premessa molto probabilmente non vi è nuova, cioè classica storia distopica o comunque sul filone horror, per cui c'è la situazione iniziale, a un certo punto succede qualcosa, il protagonista scopre una verità e c'è lo stravolgimento del punto di vista. Vero, però vi assicuro che all'interno di questo fumetto non è una cosa pesante, nel senso che anch'io inizialmente ho un po' storto il naso dicendo vabbè sì, ok, c'è storia già vista, già sentita, però no. Però non vi posso dire perché no, perché se ve lo dico poi c'è uno spoiler totale della storia.
Inoltre, una cosa che ho apprezzato tantissimo di questo manga è il fatto che i cambiamenti, l'analisi dei protagonisti, eccetera, non è banale. L'unica cosa banale è l'ambientazione iniziale, ma successivamente anche proprio tutte le dinamiche, questa continua ricerca di comprensione, di nuova comprensione del mondo che li circonda, fa sì che questi ragazzini risultino veramente particolari, un po' anche... se posso tra virgolette fare una critica, madonna mi si è aperto un cassetto, dicevo, se posso comunque fare una piccola critica all'evoluzione psicologica, questi protagonisti hanno degli atteggiamenti molto adulti e all'interno del fumetto dovrebbero avere circa 11-12, il più grande a 13 anni. Quindi in alcune parti secondo me risulta un po' tra virgolette forzato il fatto che un ragazzino possa arrivare a pensare delle cose così contorte, ma obiettivamente essendo una storia così ben architettata tutto ciò non stona assolutamente ed è coinvolgente, ti tiene veramente sulle spine e questa è la principale ragione per cui lo consiglio. Purtroppo non è un'opera finita, nel senso che la saga continuerà e io sicuramente acquisterò anche i seguiti. Spero di avervi un po' incuriosito con questo manga e passiamo alla prossima recensione. Enciclopedia dei mostri giapponesi. So che molto probabilmente qualcuno di voi conosce questa serie perché è uscito un secondo libro, anzi no, forse questo credo sia il secondo, in cui si parla invece di spiriti giapponesi, quindi in generale sia positivi sia figure positive e negative della mitologia giapponese. Allora, il motivo per cui vi consiglio questo libro è perché sono sicura che qualcuno di voi ha un amico appassionato del filone cino-giappo-asiatico ed è un regalo che secondo me è ottimo, soprattutto nel periodo di Natale. È veramente un libro carino perché comunque non è un libro in cui ti devi cimentare in maniera continuativa, nel senso che è una raccolta... E quindi è assolutamente una bella idea perché non ti impone una lettura continuativa di più di 200-300 pagine, ma è appunto una raccolta di racconti sulla mitologia giapponese, il che ti dà un po' l'idea di qualcosa di episodico che puoi leggere a spizzichi e bocconi o semplicemente leggere le figure che più ti interessano, che più ti incuriosiscono. E inoltre dimenticavo di dirvi che graficamente è veramente grazioso e ricco di un sacco di immagini. Mi dispiace di non potervene parlare in maniera più approfondita, però appunto per eseguire una vera e propria recensione il fatto che sia episodico, che sia una raccolta di racconti, non mi aiuta perché non riesco appunto a darvi una visione organica delle cose che mi sono o non mi sono piaciute. Ragazzi, niente, io spero che queste piccole recensioni vi siano piaciute. E io vi aspetto al prossimo video e grazie ancora di tutti i commenti e di tutti i messaggi che ho ricevuto su tutte le piattaforme. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!